Nino Carlino, cosa si prova nel vedere una sua statuina tra le mani del Presidente della Repubblica? E si prova una grande gioia e una grande gratificazione per l'impegno che è stato messo nell'arco degli anni nel produrre delle maioliche sempre di alta qualità, che hanno sempre, come dire, portato, sono state sempre simbolo della maioliche nostra, delle ceramiche Carlino, ma sotto ogni statuina c'è scritto anche Sciacca, quindi io porto avanti anche il nome di Sciacca. E in più l'essere riusciti a creare un prodotto che è sempre ben accolto dai vertici militari, dai militari tutti. E nell'arco degli anni mantenere un certo standard qualitativo del genere è molto difficile. Perché qual è l'originalità di questo prodotto? È che cambia la mano dell'artigiano durante i suoi anni di produzione e quindi le statuine di 20 anni fa non sono le stesse di oggi perché cambia anche l'età dell'artigiano di chi li fa e quindi questo è un valore aggiunto notevole. In questa occasione il Capo dello Stato ha ricevuto i rappresentanti delle scuole di istruzione militare. Sì, il 3 novembre lui riceve questi rappresentanti appunto che simboleggiano gli istituti di istruzione militare delle quattro armi e per noi è stato anche un ottimo passaggio comunicativo relativo alla maiolica nostra.